Emergenza randagismo ed aggressioni canine ad Agrigento. Dogtown, la città dei cani, prossimamente al cinema. No, adesso ad Agrigento. Un cane solo ulula alla luna, tanti cani uccidono il lupo. È la logica del branco, che ha applicato anche l'uomo, per il quale il branco è il clan. Tra strade, piazze, vicoli e cortili, i branchi di randaggi imperversano sempre più pericolosamente. Il piede del poliziotto sul motorino assannato in corsa in via Garibaldi è l'ultimo e non il primo e non sarà l'ultimo caso. Altri episodi dello stesso genere sono scongiurati 24 ore su 24 usando l'arma della prevenzione. Cambio percorso, un giro alternativo, così evito l'incontro che è scontro, perché chi teme il cane si assicura dal morso. Del canile municipale o del piano di sterilizzazione si discute dall'alba dei tempi, tra annunci e proclami, ieri, oggi e ve ne saranno anche domani. Alcune associazioni cinofile locali si sono distinte nella cura e nell'affidamento dei randaggi e più volte, senza fondi pubblici e a fronte di tanti sacrifici, sono state costrette a rinunciare. Nel frattempo Agrigento è vittima dell'incubo canino, accerchiata dalla morsa del morso, impaurita ed è anche esasperata. Sì, perché se un cane abbaia, altri 100 lo imitano. E tanti cittadini nottamburi hanno pagato e pagano il prezzo delle notti insonni a maledire ed imprecare contro la tortura forzata. Sì, perché come si suol dire in siciliano, se ad ogni cani che abbaia ci vuol tirare una petra, un t'arresta nuvrazza. Come rimediare oltre la denuncia? Io ieri ho inoltrato alla stampa e ai siti web un documento ufficiale firmato da sottoscritto dove ho evidenziato per l'ennesima volta l'aggressione che tanti cittadini hanno subito a causa dei cani randaggi. Io sto facendo appunto una collezione di quello che sta succedendo in città. Nell'ultima settimana una vera e propria aggressione totale ai cittadini di Agrigento. Il 20 di luglio un invalido è stato aggredito ad Agrigento in via dell'Annunziata, e lunedì 26 luglio un poliziotto azzannato in via Garibaldi da un cane randaggio, e ieri pomeriggio in via Dante mamma e figlio di 11 anni sono stati aggrediti da cani randaggi che camminano a branco a gruppi di 10 e 12 cani. Questa è diventata una situazione insostenibile. Bisogna immediatamente che l'amministrazione comunale dia priorità assoluta al progetto per la costruzione di un canile. Ormai da Agrigento siamo arrivati proprio all'estremo, non si può più camminare per strada, addirittura molti anziani che hanno delle necessità per andare a fare la spesa, addirittura per andare anche a messa e pomeriggio si barricano a casa, non possono uscire più perché hanno paura di essere aggrediti.